Allora, buongiorno a tutti. Io sono Caterina Falteri e il primo argomento che tratteremo è il cassetto digitale dell'imprenditore. Per accedere al cassetto digitale dell'imprenditore occorre collegarsi al portale impresaitalia.it. E che cos'è il cassetto digitale? Allora, innanzitutto per poter accedere occorre avere o lo SPID o la CNS che possono essere richiesti presso la Camera di Commercio anche. E praticamente attraverso il cassetto digitale si consultano le fatture elettroniche, le misure, gli atti, i bilanci e lo stato delle proprie pratiche che sono state inviate al registro delle imprese. Il servizio mette a disposizione una piattaforma che è in linea con le iniziative per l'Agenda Digitale Italiana ed Europea per la consultazione gratuita di tutte le informazioni ufficiali della propria impresa, che sono depositate sia presso la Camera di Commercio sia presso altre pubbliche amministrazioni. Per accedere, come dicevo prima, occorre o lo SPID di livello 2 oppure la CNS, che possono essere richiesti o alla Camera di Commercio oppure a uno dei gestori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e questo è un servizio completamente gratuito. Qui vedete in questa slide un esempio del cassetto digitale al momento in cui si accede con le proprie credenziali. Il portale, diciamo, mostra l'impresa della quale il soggetto che è entrato nel portale è il legale rappresentante. Se sono più di uno, le mostra tutte e uno dovrà poi selezionare quella di proprio interesse. Il servizio può essere usufruito sia da legali rappresentanti, dai titolari di carico e di qualifiche, di socio all'interno delle imprese che sono iscritte presso il registro delle imprese. E a seconda del profilo che ognuno ha nella propria azienda, si possono vedere diversi contenuti all'interno del servizio. Il legale rappresentante può visualizzare sia la visura, anche in lingua inglese, tutti gli atti e i bilanci della propria impresa. Il fascicolo d'impresa, cioè come è composto e i documenti che vi sono contenuti, lo stato delle pratiche dei documenti e le ricevute delle pratiche che sono state inviate al registro delle imprese, in alcuni casi anche lo stato delle pratiche presentate dall'impresa ai SUAP che sono gestiti dalle Camere di Commercio e anche la relativa documentazione. Non per la Toscana perché in questo caso ancora il SUAP non è stato attivato, con la correlazione insieme alla Camera di Commercio. Le fatture che vengono emesse dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati con lo strumento messo a disposizione dalle Camere di Commercio. Lo stato del diritto annuale, quindi si possono visualizzare il riepilogo dei pagamenti effettuati per ogni annualità e c'è anche un simulatore con il calcolo dell'importo corrente. E nella sezione innovazione le informazioni sulle start-up e le PMI innovative. Il socio o l'amministrazione invece può visualizzare le informazioni anagrafiche di sintesi della propria impresa, la composizione del fascicolo d'impresa, lo stato delle pratiche, le ultime pratiche presentate al SUAP dove c'è il collegamento con la Camera di Commercio e anche qui le informazioni sulle start-up e sulle PMI innovative. Attraverso questo servizio il legale rappresentante oppure l'amministrazione o il socio può accedere alle informazioni anagrafiche ufficiali della propria impresa e quindi dal registro delle imprese è possibile anche scaricare la visura aggiornata, lo statuto, l'atto costitutivo, i bilanci di esercizio delle ultime annualità. E può effettuare anche il monitoraggio delle pratiche presentate e visualizzare anche le ricevute di protocollo. Può ricercare inoltre informazioni sulle start-up e sulle PMI innovative per eventualmente valutare opportunità di contatto con le realtà produttive di questo nuovo contesto imprenditoriale.
E quando si entra all'interno dell'impresa, praticamente questa è la maschera che compare e qui è possibile praticamente scaricare i documenti o visualizzarli. E il fascicolo informatico d'impresa è quello che contiene le informazioni depositate presso gli enti locali competenti o che questi hanno rilasciato all'impresa, quali autocertificazioni, dichiarazioni, permessi e certificati. Lo sportello unico invece delle attività produttive, il SUAP, è quello dove l'utente ha la possibilità di monitorare le ultime pratiche presentate dalla propria impresa a uno dei 3.600 sportelli unici delle attività produttive gestiti dalla piattaforma nazionale delle Camere di Commercio, che è impresa in un giorno. .gov.it e scaricare le ricevute e i documenti relativi agli adempimenti depositati. E in Toscana, però, come vi dicevo prima, ancora non c'è questo collegamento. Inoltre, sono disponibili informazioni statistiche sintetiche relative alla distribuzione sul territorio delle imprese appartenenti alla stessa divisione Ateco della propria azienda. Questo è un facsimile del fascicolo d'impresa dove c'è l'elenco della documentazione disponibile come documentazione tecnica e progettuale, certificati di collaudo, di agibilità o di conformità. E qui vedete invece le pratiche presentate, da dove è possibile scaricare la ricevuta del protocollo e vedere lo stato dell'impresa e lo stato della pratica che è stata presentata. Qui invece vedete le informazioni sempre sullo sportello unico delle attività produttive per le regioni dove è presente il collegamento con le Camere di Commercio. Tra le informazioni accessibili, appunto, ci sono anche le fatture attive, cioè il servizio consente di visualizzare le fatture emesse, sia i dati che il documento, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati. Solo quelle che però vengono emesse con lo strumento fattura elettronica, appunto infocamere.it, che è quello messo a disposizione dalle Camere di Commercio. La sezione del diritto annuale invece consente di accedere a servizi di carattere tributario, cioè di consultare lo stato del pagamento del diritto annuale, alla propria Camera di Commercio e effettuare anche delle simulazioni di calcolo per l'importo dovuto per l'annualità in corso. Nella sezione Le mie fatture è possibile visualizzare tutte le fatture attive, cioè quelle emesse dalla propria impresa, ed è possibile visualizzarle tutte oppure dividerle secondo alcune scelte che vengono proposte, cioè per anni, per destinatario, oppure scegliendo tra pubblica amministrazione, soggetto privato e consumatore finale. La fattura poi può essere scaricata dal portale e in ogni momento si possono visualizzare i dettagli della fattura dalla funzione visualizza. E le fatture sempre presenti all'interno di questa sezione sono quelle gestite dal portale fatturaelettronica.infocamere.it. Questo è un esempio di visualizzazione della sezione Le mie fatture. E questa invece del diritto annuale, dove c'è il riepilogo dei pagamenti, lo stato dei pagamenti e la simulazione di calcolo. Questa è la sezione invece delle start-up e delle PMI, che dà la possibilità di trovare opportunità di contatto e di collaborazione con questa tipologia di imprese. E alla fine c'è anche una maschera di contatto, nel senso che se uno ha dei problemi per accedere o scaricare i documenti, può fare questo numero di telefono, che è sempre disponibile dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. Recentemente, cioè dal mese di aprile 2020, il portale impresaitalia.it è stato aggiornato con un nuovo stile grafico, un nuovo layout che consente una migliore capacità di ricerca sul web e da un punto di vista grafico funzionale, l'area riservata è stata aggiornata con l'adozione di una nuova intestazione che ha più funzionalità per l'imprenditore.
In particolare, la barra di intestazione è stata arricchita con nuove funzionalità che sono più facilmente raggiungibili rispetto alla versione precedente del sito. Nella barra quindi c'è il selettore di impresa adesso, che è utile per chi ha più carte all'interno di più imprese, in modo da sapere quale impresa si sta consultando ed effettuare eventualmente una selezione diversa tramite il menu a tendina. Notifiche di download, che è una nuova funzionalità che avverte l'imprenditore quando i documenti che sono stati richiesti diventano disponibili attraverso un apposito contatore di colore rosso che è situato sull'icona a forma di campanella. E cliccando su questa vengono mostrate le notifiche con il pulsante per scaricare i documenti. E il menu utente invece è accessibile cliccando sull'icona in alto a destra e raggruppa varie funzionalità, impostazioni, contatti, documentazione, logout, che prima erano distribuite invece nel menu laterale di sinistra. Particolare rilevanza è stata data alla nuova funzione di download dei documenti, che è composta da icone, notifiche e messaggistica che guidano l'imprenditore e lo avvisano della procedura in corso o della disponibilità al download del documento che è stato richiesto. Passiamo adesso a trattare l'argomento dei libri digitali. I libri digitali è un nuovo servizio che viene offerto dalle Camere di Commercio, che è stato pensato per aiutare le imprese a gestire in sicurezza e con pieno valore legale tutto il processo di digitalizzazione dei libri di impresa, facendo risparmiare all'imprenditore sia tempo che risorse. La piattaforma dei libri digitali è accessibile sempre dalle società e dai loro intermediari, anche da smartphone e tablet, senza limiti di spazio e di tempo. Questa piattaforma consente la conservazione a norma dei libri e dei registri in formato elettronico, con la possibilità di ricerca, visualizzazione ed esibizione dei documenti inseriti. Anche qui è prevista la registrazione via web, che poi vedremo meglio, e l'accesso mediante SPID o CNS, la creazione autonoma di utenze delegate, la consultazione dei fascicoli da parte di tutti i delegati e la gestione integrata con l'istituto di pagamento iConto per il versamento tramite F24 della tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo e infine l'estrazione di report statistici. La legge, qual è il fondamento giuridico del portale dei libri digitali? La legge numero 2 del 2009, la legge 28 gennaio 2009, numero 2, infatti, ha introdotto un nuovo articolo dopo il 2215 del Codice Civile, cioè l'articolo 2215 bis in materia di documentazione informatica. Questo nuovo articolo prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Questa disposizione del Codice Civile, oltre a prevedere la possibile informatizzazione della tenuta dei libri e delle scritture obbligatorie, determina anche che queste devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi che vengono messi a disposizione dal soggetto tenutario, e costituiscono un'informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare su diversi tipi di supporto riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. L'articolo 2215 bis del Codice Civile e le successive modifiche che sono state apportate dalla legge 106 del 2011 stabiliscono l'equivalenza tra le scritture conservate su supporto analogico, cioè su carta, e quelle digitali. E stabiliscono anche l'efficacia probatoria dei libri, dei repertori e delle scritture
tenuti con strumenti informatici di cui agli articoli 2709 e 2710 del Codice Civile. La formulazione ampia di questo articolo implica che il regime di dematerializzazione può trovare applicazione con riferimento a tutte le scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici, di cui all'articolo 2214 del Codice Civile, come il libro giornale, il libro degli inventari, e alle scritture contabili richieste dalla normativa tributaria. Quindi registri IVA e registro dei beni ammortizzabili, ad esempio, e ai libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del Codice Civile, come il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o dei revisori. Gli obblighi di numerazione progressiva, di vidimazione e gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, compreso quello di regolare tenuta degli stessi, vengono assolti in caso di tenuta con strumenti informatici mediante l'apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto delegato dallo stesso sul libro formato digitalmente. Allora, scusate. Quindi praticamente questo portale consente alle imprese di gestire e conservare digitalmente in modo semplice ed efficace i libri di impresa ed è un interlocutore unico che permette di sfruttare al meglio tutti i vantaggi del mondo digitale. L'interfaccia è intuitiva e permette di organizzare i fascicoli della propria impresa per categoria e tipologia di libro. Gli strumenti di ricerca, per esempio per parola chiave, consentono di raggiungere velocemente i documenti di proprio interesse. I libri digitali sono praticamente dei documenti informatici in formato PDF che vengono firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato e come tali vengono conservati a norma. La marca temporale non è richiesta perché viene messa direttamente dal sistema. Ad ogni caricamento il servizio si preoccuperà infatti di bollare digitalmente ogni documento, praticamente apponendo delle annotazioni nell'intestazione, nel piè di pagina, con gli estremi dell'impresa e le specifiche del libro. E inoltre, appunto, è sempre il servizio che marca temporalmente le scritture, garantendo la consecuzione dei documenti digitali inseriti nel fascicolo secondo la normativa vigente. E questo è un servizio che è sempre disponibile anche da smartphone e tablet. Quindi, quali sono i vantaggi del portale dei libri digitali? Innanzitutto una riduzione dei costi, perché la gestione digitale riduce l'uso della carta, un iter semplificato, perché i libri dell'impresa sono sempre facilmente e velocemente reperibili, e la garanzia perché i libri d'impresa sono conservati a norma e garantiscono l'immodificabilità delle scritture nel tempo. Come si accede al servizio? Occorre essere registrati al portale seguendo l'apposita procedura, per cui è necessaria, previa sottoscrizione, l'accettazione delle condizioni di utilizzo. A seguito dell'accettazione delle condizioni generali, l'utente potrà accedere poi al servizio tramite lo SPID o la CNS. E in qualunque momento potrà indicare ulteriori soggetti autorizzati per suo conto alla fruizione del servizio attraverso le funzionalità messe a disposizione dal sistema nella generazione di utenze di sottoutenze collegate. Quindi, per riepilogare, qual è l'iter? L'impresa deve quindi compilare il form di registrazione che è presente sul portale. Il servizio controlla i dati di registrazione sul registro delle imprese e genera il contratto tra l'impresa e la Camera di Commercio.
A questo punto l'impresa deve firmare il contratto e il servizio protocollerà il contratto sul registro della Camera di Commercio competente per territorio. Il servizio Libri Digitali consente di gestire in modalità telematica l'archiviazione e la conservazione a norma dei libri. Consente anche di versare i corrispettivi che sono dovuti alla Camera di Commercio territorialmente competente solo tramite la piattaforma PagoPA, che è il sistema di pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Gli altri oneri che sono dovuti all'Agenzia delle Entrate, come la tassa di concessione governativa che le società di capitale devono versare entro il 16 marzo di ogni anno, e l'imposta di bollo, dovranno essere versati esclusivamente tramite modello F24 in modalità telematica. L'imposta di bollo sarà versata in un unico pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio fiscale. Facoltativamente, per i titolari di e-conto, che è il conto online dell'istituto di pagamento di Infocamere, è possibile versare la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo mediante F24 precompilati direttamente dal servizio Libri Digitali, in modo sicuro, diretto e completamente telematico. Il servizio consente anche di disporre di funzionalità specifiche per delegare l'utilizzo del servizio a soggetti diversi dal legale rappresentante. Quindi i corrispettivi per la Camera di Commercio vengono versati tramite la piattaforma PagoPA, mentre facoltativamente per i titolari di conto è possibile versare l'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa mediante F24 precompilati. Quindi i libri digitali sono intesi come documenti informatici. E un libro può essere composto da uno o più documenti informatici. Il sistema non fornisce strumenti di redazione delle scritture informatiche che rappresentano i libri. Le scritture possono essere quindi prodotte con qualsiasi strumento informatico e viene messo a disposizione un servizio di catalogazione delle scritture ad albero organizzato per singolo anno. In questo modo è anche possibile definire faldoni digitali per categoria, tipologia o libro. Prima di procedere con l'apposizione della firma digitale, i documenti informatici devono essere convertiti in formato PDF/A. Il sistema verifica, prima dell'invio in conservazione, la validità del formato dei documenti e la validità della firma digitale che è stata apposta. A questo punto applicherà la bollatura digitale dei libri, cioè l'apposizione di annotazione ai singoli documenti, sia in testa che a piè di pagina, con le informazioni della tipologia del libro e dell'impresa, e questa a garanzia della corretta alimentazione del fascicolo digitale. Infine, il sistema applicherà ad ogni documento la marca temporale per garantire la consecutio delle scritture. Non viene però verificato da parte del sistema il contenuto dei documenti e la congruenza di quanto redatto con l'organizzazione delle cartelle digitali con cui il sistema permette di organizzare le scritture. Chi può accedere al portale dei libri digitali? Questo servizio può essere erogato alle società di capitale, alle società di persone e alle imprese individuali che si registrano per conto del loro legale rappresentante. Attraverso il registro delle imprese vengono verificate sia le imprese che l'effettiva carica del legale rappresentante e per questo la verifica viene effettuata, oltre che in fase di registrazione, anche ad ogni successivo accesso al servizio, sia da parte sua che di tutti gli utenti delegati. Nel caso in cui il legale rappresentante risulti decaduto per qualsiasi motivo, verrà immediatamente inibito l'accesso della sua utenza e quella di tutti i soggetti che lui ha delegato. E a questo punto sarà necessario che un legale rappresentante in carica
si accrediti al servizio ricevendo nuove credenziali di accesso e per questa procedura comunque non è necessario sottoscrivere nuovamente le condizioni di utilizzo. Il nuovo legale rappresentante potrà poi riabilitare soggetti terzi preesistenti oppure abilitarne dei nuovi. Cosa occorre fare per inserire un libro? L'impresa deve compilare il form di inserimento della sezione di un libro, il servizio controlla le firme apposte, sia la validità che la legittimità della firma sulla sezione del libro, appone la stampigliatura e la marca sulla sezione del libro, archivia la sezione nel libro di appartenenza e conserva il libro fino alla sua chiusura. L'accesso sicuro al servizio è garantito dallo SPID, che è appunto il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o dalla CNS, Carta Nazionale dei Servizi. Entrambi questi strumenti, come dicevo prima, sono rilasciati anche dalla Camera di Commercio. Possono accedere al libro digitale e operare modifiche solo il legale rappresentante dell'impresa e i suoi delegati. In totale sicurezza, i libri contabili sono affidati alla Camera di Commercio territorialmente competente rispetto alla sede dell'azienda. I libri saranno conservati nel rispetto delle regole definite nel CAD, cioè del Codice dell'Amministrazione Digitale, e delle altre normative di settore da un soggetto accreditato. Il sistema di conservazione mira a garantire nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal codice dell'amministrazione digitale, inteso come una rappresentazione di atti o fatti e dati su un supporto, sia esso cartaceo o informatico. Chi definisce le modalità operative per realizzare l'attività di conservazione e gestisce l'elenco dei conservatori accreditati è l'Agenzia per l'Italia Digitale, e la conservazione a norma dei documenti informatici è garantita in questo caso da Infocamere, che è un soggetto, appunto in questo caso, un soggetto conservatore accreditato. Quanto riguarda i costi, la tariffa di accesso al servizio per la Camera di Commercio di Prato è pari a 50 euro l'anno a impresa, IVA esclusa, a prescindere dal numero di libri e dall'entità dello spazio occupato. L'accesso ha validità a partire dalla data di pagamento e per tutta la durata indicata. Al termine di tale periodo, in assenza di rinnovo, l'utente o il suo delegato non potranno inserire nuovi libri. Potranno però consultare quelli che sono già stati inseriti e che vi rimarranno per un periodo massimo di 10 anni. Per ulteriori informazioni, trovate qui le mail del registro delle imprese e il numero telefonico per ulteriori dettagli. Poi c'è anche il portale dove ci sono anche delle FAQ, è tutto spiegato molto bene ed è guidato. Non so poi se avete delle domande, se avete delle curiosità o qualcosa che volete approfondire.